Come pulire le scarpe senza usare la lavatrice? Le scarpe vengono indossate tutti i giorni, indipendentemente dall'utilizzo che se ne fanno, è una buona cosa prendersene cura. Una buona cura delle scarpe non solo le farà sembrare sempre nuove, ma le preserverà nel tempo. Un consiglio utile per ogni tipo di scarpa è di procedere con una pulizia delicata. Non utilizzare la lavatrice se non è espressamente indicato dal produttore. Scarpe di pelle. Per prima cosa, le scarpe in pelle liscia vanno spolverate con un panno. Passare le scarpe con la crema o il lucido. Per permettere alla pelle di assorbire il prodotto, applicarne poco per volta. In caso di acquazzone, applicarlo non appena possibile. Per evitare che si formino aloni, bagnare le scarpe con un panno umido e riempirle con carta da cucina o di giornale. Far asciugare le scarpe su un fianco lontano dal sole o da fonti di calore, possibilmente in una zona ventilata. L'umidità evaporerà più facilmente. Per la pulizia ordinaria esistono in commercio prodotti specifici per ogni tipo di scarpa. Scarpe scamosciate. Questa scarpa, rispetto alla precedente, è piuttosto delicata e particolarmente predisposta a macchiarsi anche a causa della pioggia, specialmente se ci troviamo a contatto con pioggia acida. Si consiglia di utilizzare prodotti specifici. In caso di necessità, le scarpe possono essere lavate a mano con acqua tiepida, con shampoo e una buona dose di ammorbidente. Questo trattamento è particolarmente indicato se ci troviamo ad affrontare macchie derivanti da pioggia. In questa situazione bisogna intervenire subito per evitare che il pellame si asciughi. Per l'ordinaria manutenzione sarà necessario togliere la polvere con una spatola, con setole di ferro o togliere eventuali graffi con una gomma apposita oppure con una spazzola per il camoscio. Pulire e lucidare le scarpe di vernice. La vernice si sporca facilmente, ma altrettanto facilmente si pulisce. Per questo tipo di scarpe è molto importante che rimangano sempre pulite e lucide. Utilizzare un panno morbido per rimuovere la polvere e la sporcizia dalla tomaia. Per rivitalizzare la pelle basta passare un panno leggermente imbevuto di latte. Invece, per rendere la vernice ancora più lucida, passare le scarpe con un po' di paraffina con una pezza morbida. Non utilizzare mai spazzole per non graffiare la pelle. Come ultima fase, ricordatevi di asciugare per bene la scarpa con un panno pulito e non lasciate mai il pellame eccessivamente umido. Scarpe di tessuto, cotone e tela. Anche questa tipologia di scarpa, per quanto siano molto facili da sporcare, sono altrettanto facili da pulire. Se hanno i lacci, questi si possono togliere e lavare a parte con acqua e sapone, strofinandoli bene. Le calzature vanno lavate in acqua fredda, meglio se con detersivo per capi delicati e con qualche goccia di ammorbidente. Un buon lavaggio prevede di lasciare le scarpe in ammollo per almeno 6 ore e poi spazzolare energicamente. Una volta lavate, vanno lasciate asciugare lentamente, ben aperte e lontane da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Meglio lavare le scarpe a mano per evitare che si possa deteriorare il fondo in gomma. Lavare le scarpe in lavatrice se espressamente indicato dal produttore e seguire le istruzioni. Scarpe da ginnastica. Esistono in commercio nuove lavatrici che hanno un programma apposito per queste calzature, ma lavaggi prolungati rischiano di far staccare la suola dalla tomaia. Un buon metodo di procedere è lavare le scarpe con acqua calda e sapone di Marsiglia, strofinando le parti sporche con un vecchio spazzolino da denti. I punti più difficili possono essere trattati con la spugna magica, utilizzata solitamente per eliminare lo sporco dai muri. Il risultato sarà sorprendente.